la privacy del malato. Stanchezza e spossatezza sono sintomi che tutti noi conosciamo, ma c'è anche una malattia vera e propria, la sindrome da fatica cronica, che in Italia ha colpito circa 200.000 persone, soprattutto donne tra i 20 e i 40 anni. Sentiamo Manuela Lucchini. Giada, 29 anni, oggi è perfettamente guarita, ma per 9 anni ha sofferto di una stanchezza strana, che non è né stress né normale spossatezza. E non si riesce più a compiere una qualsiasi attività normale, di, appunto, da alzarsi dal letto la mattina a appunto studiare, nel mio caso, lavorare o qualunque tipo di altra attività. Ma quali sono i sintomi della sindrome da fatica cronica? Una stanchezza profonda che impedisce alla persona che è affetta di lavorare o di studiare e che poi deve essere accompagnata da tutta un'altra serie di sintomi tipo febbricola, dolori muscolari, mal di gola, ghiandole ingrossate e così via. A lungo andare chi ne soffre rischia di rimanere escluso dalla vita lavorativa e di relazione. Causa della malattia sembra essere un'infezione virale che fa impazzire il sistema immunitario. Questo resta iperattivo anche dopo la scomparsa dell'infezione stessa. Unico rimedio per il momento è il cambiamento dello stile di vita. Devono ovviamente riposare in certi periodi della giornata, non andare incontro a attività fisica troppo intensa e fare una moderatissima attività fisica e comunque assumere poi di quelle sostanze che il medico esperto li potrà dare per migliorare i propri sintomi. Centri specializzati in Italia, quelli di Aviano, Milano, Roma e Chieti. La cosa più difficile è infatti la diagnosi. I suoi sintomi, che durano per mesi e anche per anni, possono essere confusi con quelli di tante altre malattie. Dopo cioccolato e